sono Margherita Giusti e il mio film si chiama The Midseller ed è un documentario animato ed è la storia di una ragazza che si unisce a fare la macellaia e intraprende un viaggio ed è anche una storia sul rapporto con la carne, l'identità femminile. Dopo il mio diploma alla Centro Sperimentale di Animazione a Torino volevo proseguire la storia del documentario animato e volevo raccontare di donne che si sono riuscite ad emancipare tramite il loro lavoro. E ho conosciuto Céline, poi è scoppiato il Covid e per tutta una serie di casi sono rimasta con la storia di Céline, ma che era talmente forte che poi ho deciso di svilupparla. Il mio corto insomma, è tendenzialmente un'animazione 2D, alcune scene sono quasi tutte sono colorate su carta, a meno di sfondi, e una scena completa invece è colorata completamente su carta. Abbiamo lavorato con un team comunque di 16 professioniste, animatrici, sia quattro del mio collettivo, Mood Animation, sia esterne. E io tendenzialmente comunque adoro il 2D, credo che per questo film, per questa storia, la materialità e la resa pittorica erano insomma, una cosa fondamentale per rendere anche il rapporto che aveva lei con la carne. Sicuramente ci sono dei festival che sono un po' più importanti rispetto alla storia che si vuole raccontare, quindi io, insomma, sono molto contenta di aver partecipato e di aver ricevuto comunque questo premio, questa menzione speciale al Pescal, perché comunque sento che questo corto fa parte anche della nostra cultura, della nostra politica, e insomma sono storie che magari vanno raccontate ed è bello che siano raccontate anche all'interno di festival come appunto Pescal. Non credo di voler lanciare un messaggio, nel senso spero che la storia di Serena sia anche universale, oltre ad una storia di migrazione. È comunque la storia di una ragazza che scappa dal suo paese perché è un sogno, perché nel suo paese comunque è impossibile attuarlo, ed è una storia anche comune comunque a molti ragazzi italiani e ragazze italiane. Quindi io credo che poi ogni film parli da sé e i messaggi arrivano a chi, insomma, a chi li percepisce anche in maniera diversa.